Il coronavirus è un po' come Fregoli e un po' come Houdini. Cambia abito velocemente e sa come liberarsi dalle catene del vaccino, ma resta comunque se stesso, cioè un tipetto che in certe circostanze è in grado di farti male. Il lato positivo di questa sua fedeltà alla natura originaria è che ogni vaccino anti-Covid, anche quello meno aggiornato, rappresenta uno scudo efficiente contro l'evoluzione complessa della malattia. Per questo, ribadisce il professor Vecchietta, capo delle malattie infettive dell'ospedale di Chieti, non serve aspettare l'ultimo modello di vaccino, anche perché potrebbe arrivare comunque in ritardo nel caso in cui in autunno si presentino nuove varianti. È chiaro che questa capacità di modificare la sua struttura confonde il sistema immunitario. E però, da quello che stiamo vedendo, nonostante lo confonda e quindi contagi anche chi si è già vaccinato, questa struttura immunitaria indotta dal vaccino protegge dall'evoluzione peggiore della malattia e noi ultimamente non stiamo più vedendo quei gravi quadri di insufficienza respiratoria nei soggetti che si sono vaccinati. Poi ripeto, le fragilità a volte fanno la differenza, c'è una vulnerabilità che insita in ognuno di noi e può dipendere dall'età o da patologie croniche, che siano polmonari, respiratorie. Abbiamo avuto pazienti che a distanza di 30-40 giorni hanno di nuovo contratto il virus, presumibilmente con l'ultima variante in circolazione. La necessità di fare il richiamo vaccinale nasce dalla circolazione delle varianti. Se ad oggi il ceppo dominante fosse rimasto quello di Wuhan, noi non avremmo avuto bisogno di fare i richiami. Invece purtroppo sappiamo che, non avendo ancora un vaccino in grado di eliminare definitivamente il virus e di sterilizzarlo, siamo costretti in qualche modo a implementare le nostre risposte immunitarie attraverso il richiamo. Sentiamo tante persone, davvero l'ultima domanda, che dicono: no, vabbè, allora se a ottobre arriva il vaccino nuovo calibrato sull'ultima variante, aspetto. Ma io questo non lo condivido, perché i dati mostrano che l'implementazione con la terza o la quarta dose danno una risposta in termini sia qualitativi che quantitativi assolutamente adeguata. E in più abbiamo imparato da questi 2 anni che la capacità di generare varianti è talmente rapida che in realtà noi non sappiamo se il vaccino che verrà messo in circolazione ad autunno conterrà anche l'ultimissima variante. Tenga presente che da quando tu costruisci un vaccino a quando lo riesci a confezionare e a quando lo riesci a distribuire passano dei mesi, e quindi in questo far frangente potrebbe in realtà generarsi una nuova variante, quindi io mi sentirei di consigliare di fare la quarta. Comunque, sa, fare oggi il vaccino, la quarta dose, significa arrivare nel mese di settembre-ottobre con una buona immunizzazione. Quello che noi dobbiamo prepararci, perché poi fa parte di una convivenza ormai con questo virus, non tanto a non contagiarci, perché purtroppo abbiamo visto che accade, ma a non ammalarci.